Господи с вами. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù e poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma del profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, e siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, nel tempo della Settimana Santa riflettiamo sugli ultimi momenti della vita di Gesù. Queste due sorelle dal Vangelo, Marta e Maria, hanno testimoniato, erano presenti i testimoni di un miracolo di Gesù, cioè quando Gesù ha risuscitato dai morti il loro fratello Lazzaro. Quattro giorni dopo la morte di Lazzaro, Gesù incontrò Marta e Maria e loro due raccontavano a Gesù che Lazzaro era morto, chiedendo l'aiuto a Gesù. E Gesù, davanti a tutti presenti, fa un miracolo e risuscita dai morti il loro fratello. Cari fratelli e sorelle, quando veniamo davanti alla Chiesa, quando siamo nella Chiesa, allora in tutte le parti vediamo la croce, cioè venendo da qualsiasi parte vediamo la croce unisce tutti i cristiani. E ogni cristiano pensa alle cose belle sulla croce, perché la croce è lo simbolo della nostra fede, lo simbolo dell'amore che Dio ha per l'uomo. Quando Gesù era appeso alla croce, coloro che lo deridevano, che l'hanno flagellato, ucciso, disprezzato, gli dicevano: aiuta te stesso, salva te stesso e scendi dalla tua croce. Ma Gesù non vuol scendere dalla sua croce, perché la sua croce a me e a te, caro fratello e sorella, dona la vita. Gesù ha fatto questo, ha compiuto questo miracolo nella vita di Lazzaro. Quando oggi ascoltiamo sui miracoli che sono successi per mezzo dell'amore e della grazia di Gesù, per noi sembra una bella storia, come se fosse una favola per la quale non abbiamo approvazioni e non può essere una cosa vera. Oggi è difficile credere che i miracoli avvengono, oggi è difficile credere nelle apparizioni, è difficile credere che Dio ci tiene ad ogni uomo. Ciò che noi crediamo di più oggi è la nostra ragione.
Crediamo più nella nostra mente, nella nostra ragione che in Dio. Oggi siamo in questo santuario della Madonna, in questo luogo, in questa chiesa della Madonna dove sono successi tanti miracoli, tante grazie, guarigioni e ciascuno di noi desidera il miracolo nella propria vita. Anche oggi Dio invita ciascuno di noi di permettergli di toccarci affinché il suo amore e la sua parola porti frutto in tutti noi. Ogni volta quando incontriamo nostro Dio, Lui desidera fare una cosa sola, cioè toccare la mia e la tua vita. Lui desidera di rialzarci come ha rialzato Lazzaro dai nostri sepolcri, desidera rialzarci dal sepolcro del peccato, delle nostre debolezze umane, dal sepolcro di quella perdizione alla quale noi ci abituiamo facilmente. Con un miracolo solo, con la risurrezione di Lazzaro dalla morte alla vita, Gesù a tutti radunati in quel momento ha mostrato che lui non racconta le storie dolci, non dà le promesse vuote, ma dietro ogni parola che lui dice sta quel Dio che può fare tutto. Gesù nel Vangelo d'oggi si riferisce a Maria, la sorella di Lazzaro, che lui ha riconosciuto Dio e prende ciò che era la cosa più bella nella sua casa, il profumo di puro nardo, e lo cosparse sui piedi di Gesù. Lei è ai piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. Lei è in ginocchio nell'umiltà, come anche noi dovremmo essere in ginocchio, in umiltà, sotto la croce di Gesù, quella croce sulla quale ha appeso il mio e il tuo Signore, che ci abbraccia con le sue mani e ci invita di vincere i nostri peccati e le nostre debolezze. Ma dall'altra parte c'è Giuda. Nonostante il fatto che ha accompagnato Gesù per anni, ha visto i suoi miracoli, i prodigi, l'ha ascoltato tutti i giorni, gli dispiaceva dare qualsiasi cosa al suo Dio, gli dispiaceva di questo profumo di puro nardo, gli dispiace per i soldi perché considera tutto suo. Cari fratelli e sorelle, la domanda oggi a tutti noi è: che cosa ti amo a Gesù? Perché desidero invitare Gesù nella mia vita? Perché desidero che Lui mi tocchi? Cari fratelli e sorelle, cari pellegrini, la maggior parte di noi comprende Dio come se Dio fosse un pozzo di immondizia per accogliere i nostri peccati qui sulla terra, come se Lui dovesse pulire tutto quel disordine che noi facciamo, Dio che deve mettere a posto tutto ciò che noi abbiamo distrutto con la nostra vita. Guardiamo il nostro Dio come se fosse uno che ci aiuta nel bisogno, quando siamo nel bisogno. Che cosa noi diamo a Dio oggi? Diamo a Dio qualcosa che è importante o prezioso per noi? Diamo a Dio qualcosa che è sacro per noi? Oppure diamo a Dio soltanto ciò che è negativo dalla nostra vita? Gli diamo i peccati che commettiamo, gli diamo tutto ciò che Lui dovrebbe mettere a posto, chiediamo a Lui di aiutarci in certe situazioni pesanti e di risolvere i nostri problemi di vita. Ma Dio chiede da te una cosa sola, cioè di accoglierlo con la tua vita. Che cosa significa accogliere Dio? Accogliere Dio significa non soltanto credere in Lui, accogliere Dio non significa soltanto pregarlo, ma accogliere Dio significa vincere se stessi.
Cari fratelli e sorelle, mentre attendiamo la Pasqua, il giorno in cui la vita ha vinto la morte, ci ricordiamo della passione, della morte di Gesù. E tutto questo finisce nella sua risurrezione. Che cosa significa la croce per me e per te? La croce è qualche pericolo che sta su di noi durante la nostra vita? O che cosa? Cari fratelli e sorelle, mentre Gesù era appeso sulla croce, ai piedi della sua croce stavano i suoi più cari. Il mio e il tuo posto è ai piedi della croce di Cristo. Il mio e il tuo posto è ai piedi della croce dalla quale Cristo ti rivolge la sua grazia, ti purifica dai tuoi peccati e ti invita di credere nella sua croce, perché la sua croce è il mezzo della mia e della tua salvezza. L'amore di Dio verso ogni uomo si è manifestato in modo migliore quando Dio ha sacrificato il suo figlio unigenito per salvare me e te. E questa è l'offerta che Dio ti offre oggi, di credere in Lui, di vivere con Lui, di adorarlo tutti i giorni e di amarlo sopra ogni cosa nella tua vita. Oggi dobbiamo scegliere. Siamo Maria che dà la cosa più bella a Dio, oppure siamo Giuda che vuole che Dio servi a Lui? Giuda desidera arricchirsi da Dio, desidera ingannare Dio, desidera deridere Dio. Oppure siamo Maria che nella propria vita ha riconosciuto quell'amore che Dio le ha donato. Perciò accettiamo Dio con la nostra vita e doniamogli ciò che è più bello, più sacro dentro di noi, convinti che Dio è colui che ha promesso, l'unico che mantiene le sue promesse e le compia. Quando viviamo in questo mondo, non siamo legati a questo mondo, ma siamo creati per vivere con Dio, per vivere per il cielo. Perciò, in questo tempo che sta davanti a noi, durante questa Pasqua, chiediamo al Signore di risvegliare la nostra fede, di non aver mai paura di Lui, ma tutto ciò che è bello e sacro nella nostra vita possiamo donare a Lui. Possiamo donare a Lui il tempo libero che ci piace tanto, affinché possiamo donargli il nostro cuore, il nostro amore, i nostri sentimenti e tutti i nostri cari. E preghiamo il Signore di consacrare le nostre vite. Preghiamolo affinché sia l'inizio e la fine di ogni nostro giorno e di tutta la nostra vita. Amen. Preghiamo. Rivolgiamo la preghiera a Dio che in Gesù Cristo è diventato membro della nostra comunità umana e il nostro compagno di vita. Signore, fa che Gesù Salvatore sia in ogni famiglia cristiana come lo era nella casa dei suoi amici a Betania, preghiamo. Signore, fa che abbiamo il cuore aperto verso i poveri e aiutiamo coloro e li aiutiamo con i doni che riceviamo da te, preghiamo. Signore, versa su di noi il tuo Santo Spirito affinché possiamo amarti con tutta la forza del nostro cuore, preghiamo. Signore, fa che ci sia l'alleanza dell'amicizia tra te e tutti gli uomini sulla terra, preghiamo. Signore, libera con la croce di Cristo tutti gli uomini da ogni male, dal peccato e dalla paura davanti alla morte. Preghiamo.
Ascolta, Signore, le nostre preghiere, donaci la forza di vivere tutte le amarezze della vita con Gesù crocifisso, per Cristo nostro Signore. Amen.